Guarda, io vorrei scrivere anche l'ultima storia. Mi sono tenuto questo mantra che dice: io vorrei poter ispirare le persone e vorrei che la gente mi guardasse e mi dicesse: grazie a te non ho mollato. E quindi ho scritto questa storia. Lo chiamava compagno di viaggio indesiderato, quel maledetto tumore al pancreas diagnosticato nel 2017, che l'aveva costretto a lasciare la nazionale, la sua seconda famiglia, per curarsi. Ho deciso di sospendere i miei impegni come capodelegazione degli Azzurri. L'obiettivo è utilizzare tutte le energie per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Avrebbe voluto vestire ancora una volta l'azzurro della nazionale, ma la malattia ha avuto la meglio. Gianluca Vialli ci ha lasciato all'età di 58 anni. Lui che è stato uno dei calciatori italiani più forti di sempre e che in questi anni era diventato un simbolo di speranza per chi lotta ogni giorno contro la malattia. Devo andare avanti, senza mollare mai, sperando che un giorno quest'ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere. Nato nel 1964 a Cremona, Vialli aveva iniziato a giocare a calcio con i colori della sua città. Faccio vedere quello che c'è nella mia. Questa è la maglietta della Cremonese, la mia prima squadra. Con questa invece, non so se si vede bene, è la mia stanza. Quando abitavo con i miei genitori, Rivera, Mazzola, tutti i miei idoli, il primo gol alla Cremonese segnato a Walter Zenga, e i riccioli inguardabili. Dotato di ottima tecnica e velocità, all'inizio della carriera gli veniva rimproverato di segnare poco, eppure quasi tutti i suoi gol erano semplicemente memorabili, da cineteca. Tant'è che Gianni Brera coniò per lui il soprannome di Stradivialli. È stato l'unico attaccante della storia ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, solo uno dei record di Gianluca Vialli, che ha scritto le pagine più belle della sua carriera alla Sampdoria, in coppia con l'amico di sempre Roberto Mancini, soprannominati in quegli anni i gemelli del gol, un'amicizia speciale, proseguita anche in nazionale, l'altro grande amore di Vialli. C'era molta armonia, eravamo veramente amici e non ci univa soltanto l'orgoglio di giocare e di indossare la maglia azzurra, che facevamo con grande umiltà, ma avevamo anche le stesse ambizioni, gli stessi sogni. Quando ci trovavamo ci divertivamo, ma lavoravamo seriamente perché comunque sentivamo la responsabilità di chi doveva riportare in alto il calcio azzurro. E insieme hanno riportato davvero in alto l'Italia del calcio, facendo emozionare un paese intero con quell'abbraccio pieno di gioia e coraggio. Quelle immagini non le rivedremo più, ma nemmeno il destino più crudele potrà cancellare dai nostri cuori le emozioni che Gianluca Vialli ci ha regalato, non solo come calciatore, ma come esempio di chi ha sfidato il male fino all'ultimo, insegnandoci che da un momento all'altro tutto può cambiare, tranne la forza di continuare a vivere. Sono felice, orgoglioso, onorato e quindi sono anche grato alla federazione e alla giuria per avermi scelto. La certificazione è che ho fatto un buon lavoro, mi sono divertito molto e essere nella Hall of Fame è veramente un momento molto emozionante.